Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi realizzeremo insieme questo portachiavi a forma di Minnie, ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella. Per prima cosa vi mostro le varie parti che andremo ad realizzare. Allora, prima di tutto, per quanto riguarda la base, bisogna realizzarla due volte, io la farò di colore nero. Per quanto riguarda il fiocco, bisogna farlo una sola volta, io la farò rossa. Poi, per quanto riguarda la faccia, anche se sono sempre una sola volta, io la farò rosa perché non avevo il bianco. Poi, per un'altra volta sola, gli occhi, in entrambi i casi bianchi. E poi, sempre per una volta sola, il naso. Per quanto riguarda ad esempio le sopracciglia, la bocca eccetera, io la farò con i pennarelli perché mi viene meglio disegnarla, però voi potete fare come volete. Adesso con lo stuzzichino realizziamo le varie parti sulla gomma Eva che poi andrà ritagliata. Adesso è il momento di ritagliare il tutto. Ora che abbiamo ritagliato, bisognerà incollare tutte le varie parti utilizzando la colla a caldo. Per prima cosa dobbiamo incollare le due basi una sopra l'altra, ricordandoci però di non incollare la parte in alto perché ci andrà poi il gancino per portachiavi. Adesso bisogna ritagliare una striscia di gomma Eva, le dimensioni sono un po' a caso diciamo, mettere tra questa striscia il gancino per portachiavi, dopodiché incolliamo il tutto nella parte che abbiamo lasciato in alto. Così è come si deve presentare. Adesso dobbiamo incollare tutte le altre parti con la colla a caldo. Adesso prendete un tratto pen o un pennarello e iniziate a fare e a disegnare tutti i dettagli. Questo è il risultato finale del portachiavi a forma di Minnie. Come potete ben vedere ho cambiato gli occhi perché non mi piaceva tanto la forma, l'ho fatto in questo modo. Spero che questo video vi sia piaciuto, che il risultato anche, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!